Un sentimento profondo, un'inquietudine che porta il vivere alla continua ricerca di un perché. Lì dove il silenzio supera la parola, dove perdersi e confondersi. Tra pareti che avvolgono, una montagna che rifiuta e attrae e così cattura. Lì dove esistere anche oltre il limite, fino ad un intreccio estremo. Lì, dove più che le parole spese per dare significato ad un perché, è il silenzio l'unica risposta possibile. Come il canto di una sirena, che con dolcezza ci ferisce e spietatamente ci esalta. Così è il canto delle pareti. Non ci sono risposte. C'è solo il silenzio, che supera ogni emozione, al di là di ogni possibile limite. Sono venuto qui in Varosandra per iniziare a parlare di lui. So che potrei tradirne lo spirito, ma credo che se a noi capita di riconoscere nell'altro qualcosa di noi stessi, anche l'altro ci lascerà una traccia che diventa una parte di noi. Mi aiutano le cose che di Enzo ci sono rimaste, le sue ascensioni. Enzo ha arrampicato in montagna, ma anche qui nella Varosandra e sul Ciglione Carsico, sopra la strada napoleonica. Cercherò di ricordarmi di quelle salite e del modo con cui Enzo le realizzava per avvicinarmi il più possibile a quello che è stato il suo di alpinismo. Quel suo grande alpinismo interrotto, che era il suo modo di essere accanto a noi. Non sarà una cronaca, sequenza ordinata di aneddoti che conosco e che si potrebbero ancora raccogliere. Sarà la storia di un incontro in cui Enzo è Enzo stesso, una parte della manifestazione del suo essere. Mi sono proposto di raccontare la singolarità del suo alpinismo e la grande tensione che riusciva ad esprimere e comunicare attraverso le sue imprese. Per questo, accanto al nome di Enzo, non sentirete quelli dei suoi compagni di croda. A tutti loro è dedicato questo lavoro. Anch'io avrei voluto restare anonimo, ma è difficile nascondere ciò che nascondibile non è, per il modo in cui mi sono incontrato con la vicenda di Enzo. Enzo non ha scritto un'autobiografia. Lì avremmo potuto ritrovare lui e i suoi pensieri. Questo vuoto mi ha spinto a raccontarlo. Una storia breve, quella di Enzo Cozzolino. Breve, per quanto riguarda il tempo. Memorabile, per quanto riguarda il senso. Sul Ciglione Carsico la strada napoleonica è luogo conosciuto e molto frequentato dai triestini,
Nei giorni festivi sembra di essere sulle Ramblas di Barcellona. Dopo aver pranzato, a ondate, la gente si ritrova lì, a scambiare un calore accumulato nelle sale delle trattorie insieme. Vapore di cucina, odore di tovaglie pulite, si mescolano con quello di terra umida, di salvia e di pietra carsica. Per un breve tratto sulla strada scivolano ripide pareti di roccia, quasi delle falesie. Qui, con casuale regolarità, si incontra chi arrampica con chi, svogliatamente o meno, cammina, in un paesaggio che ha nascosto il suo aspetto selvaggio tra asfalto e balaustra. In questo luogo di mescolanze occasionali ho incontrato Enzo per la prima volta. Era l'estate del 68, all'inizio delle vacanze estive. Avevo sentito parlare di un posto dove era possibile allenarsi arrampicando a pochi metri da terra, luogo non facile, soprattutto per chi è alle prime armi, ma l'ideale quando non trovi accordo con chi che sia per andare a far roccia e non vuoi essere costretto ad un ozio forzato. Quel giorno scoprii, cercando di sostenermi su appigli quasi sempre piccoli, puntuti e deformi, quanta fosse la loro ostilità nell'infilarsi nelle mie dita. Mi ritirai su un muricciolo con gli avambracci in fiamme e le dita ricurve su se stesse. Mentre ero circondato dall'avversità di quei roccioni e dalla mia inettitudine, arrivò un giovane su una Gilera Cross 125. Fermò la moto un centinaio di metri più avanti, dove c'erano dei paracarri con una sbarra di ferro messa di traverso a chiudere il passaggio. Un solitario, forse, come me. L'affinità non accorcia le distanze. Il nuovo arrivato levò qualcosa dallo zaino. Il suo vestiario c'entrava molto poco con gli standard alpinistici di allora. Nessuna camicia a quadri, né calzoni alla zuava. Solo un paio di pantaloncini corti da ciclista. Niente scarponi, ma un paio di scarpe da ginnastica superga. Si avvicinò alla parete, verso un punto imprecisato, per me inaccessibile, impossibile. Si concentrò, quasi dovesse saltare. E poi iniziò. Inimitabile. Quel modo di muoversi faceva pensare a una diversa forma del suo stesso scheletro, a una diversa geometria della sequenza appigli-appoggi, a un adattamento quasi darwiniano alla verticalità. La persona era assolutamente indifferente all'altezza. A volte usava appoggi a qualche centimetro da terra e poi con la stessa carica emotiva saliva lungo tutta la parete fino a sollevarsi con il busto sul costone come fa un ginnasta prima di iniziare i volteggi. Poi ridiscendeva lungo la via appena salita. Non cercava l'appiglio, sembrava lo creasse con i suoi movimenti. Uno stile che non credo sarà mai più concesso ad altri. Non ho categorie per dire senza inquietudine ciò che ho provato, tentando di trovarci qualcosa di comune, solo un po' più speciale. Lo osservai per tutto il tempo. Più che vedere, fu come ascoltare una musica silenziosa, che terminò a un segnale preciso. Toccato il filo di uno spigolo, si abbassò, puntò una gamba verso terra, fece perno e si staccò dalla parete. Forzando me stesso, mi avvicinai, gli chiesi qualcosa su quella scalata, mi mostrò come si superavano alcuni passaggi. «Per sgrezzarmi», disse. Poi mi indicò un passaggio particolare. Saliva per pochi metri lungo un paretone, con un'infinita serie di concavità regolari che davano a calcare l'aspetto assurdo di un calmo, strapiombante mare pietrificato. «Questo passaggio», disse, «l'ho aperto da poco. È estremo anziché no». Oggigiorno questi passaggi vengono chiamati boulder. Non mi sarebbe dispiaciuto se avessero conservato il nome originale che gli fu dato da Enzo Cozzolino in quel lontano 1968. Anziché no. Mi raccomandò di non usare gli scarponi in quella palestra, ma solo scarpe da ginnastica per allenare di più le braccia. Salutandomi, saltò sulla moto, avviò il motore e sparì. Non ci eravamo né presentati, né scambiati nomi per risalire alle nostre identità. Non fu necessario. I nomi, come un vapore, abbandonano chi li pronuncia. Le immagini restano condensate nell'anima.
fino alla fine. Un evento così inusuale può portare inquietudine. E allora si incomincia col circoscriverlo, cercando eventuali punti di contatto col quotidiano, cercando un senso ordinatore delle cose, provando a ridurre la sensazione di stupore muta e profonda che quell'evento ha scatenato. Stamattina sono stato in Napoleonica. Lì ho visto un fenomeno, arrampicava da solo, in modo incredibile, sia a pochi centimetri da terra che 20 metri più in alto. Netta la risposta. Ha incontrato il più forte del gruppo rocciatori della 30 ottobre. È il grongo. Ha ripetuto il diedro Philip sulla parete nord del Civetta senza bivacco. Strano nome di battaglia. Come strane e insolite erano le cose che gli avevo visto fare. Di lui, che arrampicava da poco, già si raccontavano diverse storie. Qui, fra queste pareti, Enzo è ritornato per 18 volte e per 18 volte ha arrampicato per dare risposta alle sensazioni che questi colori verticali ti provocano quando ti visitano l'anima. Qui, in Civetta, una cima raccoglie tutto il suo alpinismo, quasi ne condensa il senso. Alta, più di qualsiasi piramide o costruzione dell'uomo, la cima della Busazza ha raccolto la sua storia, la storia della sua appassionata ricerca, la sua passione per le invernali, con la prima invernale dello spigolo Videsot, la sua passione per le salite solitarie, con la prima solitaria della Via d'Aroit, la sua passione per le pareti selvagge, con la Via Gilberti, la sua passione per le vie nuove, con l'apertura della via dedicata a Marino Vianello sulla parete ovest. Qui sono nati anche i primi aneddoti su Enzo. Sulla variante asse alla via Carlesso, alla Torre Trieste, appena sopra un terrazzino mal protetto, il compagno perde la presa. Enzo riesce ad afferrarlo con le mani e a tirarlo dentro al terrazzino. E poi dice, d'ora in avanti, da primo, vado solo io. Sulla via d'Aroit, alla cima del Bancon, lungo le prime lunghezze facili, il compagno chiede, quello appena superato era il passaggio chiave? Enzo dice, forse, più in alto ci sono strapiombi, ma ci sono anche più appigli. Sulla via Ratti, alla cima su alto, fatto lo zoccolo, il compagno non se la sente di continuare. Allora Enzo pianta un chiodo, e poi dice, io da questo chiodo mi sgancio solo per salire, non per scendere. Una volta mi aveva confidato che lui, quando andava a arrampicare, portava sempre con sé le chiavi di casa. Era il suo modo per tornare a baita. Andò una volta per fare l'Eiger. Il monte non gli piacque. E allora, prima di ripartire dalla Svizzera, comperò un orologio. Qui, sugli Aioni, sotto la torre di Babele, dove è stato raccolto il suo corpo, qualcuno, anni dopo, ha ritrovato ciò che restava di quell'orologio. Su un masso vicino alla parete c'era una piccola croce fatta con rami di mugo. Qualcuno aveva lasciato un cordino con un moschettone. Sul moschettone c'era punzonato un nome, Grongo. Ora che sono passati 40 anni a vegliare su queste pareti, sono rimasti solo il vento che accarezza gli Aioni e le cime
che accarezzano il cielo. Era il 18 giugno 1972. Su quel ghiaione, quei segni non ci sono più. Il tempo è abrasivo. Leviga ogni giorno le vette del ricordo, facendole scivolare via, senza dolore. I racconti servono a capire meglio la misura del suo talento e nascondono in sé la tensione che c'era dietro le sue imprese, che preparavano corpo e spirito a ripensare l'estremamente difficile, il difficile, l'insuperabile, termine chiave delle arrampicate. La storia di Enzo Cozzolino è la storia di questa ricerca. Una ricerca nella quale il settimo grado non è la misura di una difficoltà tecnica, di una linea di salita tracciata su un monte. È un'autobiografia non scritta e non conclusa, con un testo indecifrabile, quasi, da animali notturni che iniziano ad uscire dopo il tramonto, dopo che il sole, per quel giorno, ha terminato di abitare il mondo. Perché i loro sensi vedono e sentono anche nell'oscurità. Si muovono dove altri non vedono e non immaginano nemmeno si possa andare. In quella primavera del 68 ritornai diverse volte sulla Napoleonica. Volevo mostrare al gruppo degli amici le cose che avevo visto fare qua da Enzo Cozzolino. Avevamo tutti appena terminato il corso di roccia con la scuola Emilio Comici dell'Alpina delle Giulie. Le uscite con gli istruttori erano terminate e noi eravamo allo stato brado. Dopo aver fatto alcune brevi paretine, ci portammo sotto il famoso passaggio anziché no. Quel passaggio non era alla nostra portata, ma per qualche oscura ragione decidemmo di iniziare lì a consumare i nostri polpastrelli. Non certamente per farlo, ma per vedere da vicino come iniziava l'impossibile e forse per rubare un'emozione. Imparammo subito come la gravità ti tiri giù non appena le dita allentano la loro presa sull'appiglio, non lasciandoti neanche il tempo di allungare il braccio verso una qualsiasi altra asperità della roccia. Mentre eravamo dediti a questo rito, rividi in lontananza Enzo. Stava parlando con gli amici della 30 ottobre di chissà quali future ascensioni. In quel gruppo tutti avevano al loro attivo salite estreme. Non solo, ma distinguevano tra il sesto grado addomesticato e quello ancora selvaggio, con pochi chiodi e qualità della roccia non sempre buona. Una loro cordata aveva salito la via Vinazzara alla Furchetta, la via con gli strapiombi dalla roccia a Cassettini, come aveva ironicamente riportato il capocordata. Eravamo davanti all'Accademia del Sesto Grado. Noi invece eravamo una bella banda di sbruffoni e meglio sarebbe stato portarci su rocce più facili e continuare lì le nostre ginnastiche. Inaspettatamente, a uno di noi capitò di farlo quel passaggio e spinto da quell'esempio, lo feci anch'io. Era come se la mia mente si fosse anestetizzata e non riuscisse a mettere a fuoco quello che era successo. Enzo, un attimo dopo, era lì a farci complimenti. Io non riuscii ad aprire bocca, ma le sue, di parole, mi fecero piacere, perché mi sembrava di essere stato presuntuoso a misurarmi in quel passaggio. Oltre che sulla Napoleonica, ci si allenava anche in Val Rosandra, due palestre di roccia molto frequentate, ma che non avevano un proprio valore per chi ci arrampicava, come se la misura delle proprie capacità si cogliesse solo in montagna. Per Enzo, tuttavia, l'impegno doveva essere il medesimo. Per lui una via di palestra era l'inizio di una via che continuava poi in montagna. In Val Rosandra, sulle pareti più difficili, riuscì ad esplorare il suo alpinismo. Lui praticava, ma non ne parlava mai,
un principio. Ripetere in modo uguale le cose fatte da altri dà soddisfazione, ma non porta mai lontano. Un'idea che seguiva in modo rigoroso e che con rigore applicava a se stesso. La sua attività alpinistica è lì a dimostrarlo. Noi in Val Rosandra non salivamo le vie estreme e per questo era difficile poterlo incontrare. Un giorno però, eccolo, sul sentiero. Ci chiese se volevamo arrampicare con lui. Mi sembrò un grande onore. Attesi che chi era con me, molto più bravo di me, cogliesse questa inaspettata occasione. Non si fece avanti nessuno. Forse più stupiti di me. Forse più consapevoli della leggenda che avvolgeva Enzo, di come mettesse a dura prova i suoi compagni di cordata. Così fui io a propormi, e quello fu il mio battesimo del fuoco. Giunto sotto le pareti, le forme della roccia mi sembrarono come tanti gorghi rovesciati, pronti a catturare chi si avvicinava troppo per poi lasciarlo precipitare giù, in un fondo lontano, oscuro, profondo. Enzo si faceva beffe di quei gorghi immaginari, dei miei fantasmi di pietra. Salendo agganciava molti meno chiodi, così la corda oscillava libera nel vuoto tra il luccicare dei rari moschettoni. La rotta per il nuovo Capo Horn, per il nuovo limite dell'arrampicata libera, passava di là, attraverso lo spazio che la roccia ruba al vuoto e che pochi riescono a materializzare. Angoscia e saperi partono dalla stessa stazione. Col finire della bella stagione cessava anche il nostro pendolarismo alpino. Finivano anche le possibilità di ascoltare i nomi delle montagne che Enzo accarezzava nella sua corsa. Dito di Dio, Cima su Alto, Punta Civetta, Madre dei Camosci. Inseguivamo quei suoni di pietra che sapevano di nebbia, di vento, di abisso. Brevi ed asciutte erano le storie che Enzo raccontava o che altri riferivano. Un'arrampicata su fessure ghiacciate, un freddo bivacco, un tratto chiave salito con la sola preoccupazione di non infrangere i silenzi delle crode. Una salita verso un chiodo lontano. Unico superstite su una parete schiodata, rimasto lì, come un faro, a pulsare nella sua solitudine. D'autunno i suoi pensieri diventavano silenziosi. Incrociandolo, su un sentiero in valle o in napoleonica, non ci sfiorava neanche con lo sguardo, noi novizi. Non avevo una grande confidenza. E pensavo che in questo modo venissero ripristinate le distanze presenti sul piano alpinistico. Ma quei congedi, dalle parole, lo capimmo poi, erano carichi di novità e annunciavano nuove imprese, future salite invernali. Non avrebbe mai mancato a quell'appuntamento. Non sapevamo la meta, non sapevamo con chi, anche se tutto era già deciso. La forma data poi a quel lungo silenzio senza crepe era quella di un articolo di giornale. La foto di una cima, il nome dei compagni, la cronaca dell'ascensione. Spigolo ovest della cima Busazza nel gruppo del Civetta, la sua prima salita invernale, a 18 anni, frequenta la terza liceo. È il 1967. Il professore di storia e filosofia entra in classe.
Per qualcuno di voi le vacanze di Natale non sono state occasione di ozio. E legge. Scoppiava una bufera di neve e sotto l'infuriare del vento gelido hanno affrontato e vinto i camini strapiombanti e ricoperti di vetrato, giungendo in prossimità della vetta verso il tramonto. Hanno allestito il loro bivacco a 30 metri dalla vetta. Notte terribile e insonne, obbligati a tenere la tendina incrostata di ghiaccio che il vento minacciava di strappare da un momento all'altro. Per tutta la lezione, Kant e Cartesio rimangono fuori, nel corridoio. Poi, in altri inverni, è la volta della via Castiglioni alla Torre Fanis, la via della Iulia alla Tofana di Rozes. Enzo ritaglia e archivia i vari articoli di stampa che lo riguardano, raccogliendoli in un album che ci è rimasto. Quando Enzo si allenava per le salite invernali, era sempre molto concentrato. Mi capitò di incontrarlo qui in valle, proprio su questo sentiero che porta sotto le pareti dei Falchi. Era autunno. L'espressione del suo volto mi diceva che era iniziato il digiuno della parola. Salutarlo sarebbe stato tempo perso. Ci sfilammo, ognuno dentro ai propri pensieri. Dopo alcuni secondi mi sentii chiamare. «Ehi, vecchio Nanga, come va?» «Poco, forse, ma basta per segnare l'inizio di un'amicizia, la nostra. Di quell'amicizia ricordo ancora le sere passate a casa sua a parlare di montagna». Enzo e la sua famiglia abitavano a Trieste, in Via Franca. Nell'appartamento, al secondo piano, lungo il corridoio, la sua stanza. Per noi entrarci era come avere accesso al punto zero del discorso alpinistico. Il più vicino all'origine del senso, momento nel quale avremmo potuto conoscere qualcosa che non potevamo capire da soli. Lontano dai banchi, fuori dall'esperienza comune, molto più di quanto avremmo potuto conoscere nelle sedi del CAI o nel rifugio della Val Rosandra. La stanza era stretta, un letto, un piccolo tavolo, un armadio ad ante scorrevoli. Il rumore che facevano aprendosi sembrava l'applauso di un pubblico raccolto in un invisibile teatro. Sul boccascena, lentamente, apparivano i suoi attrezzi alpinistici, le corde, i moschettoni, gli scarponi, gli zaini. Enzo, con poche parole, dava vita a quegli oggetti addormentati. Nella stanza un centro, in una cornice, gli ultimi versi del George Gray dall'antologia di Spoon River. Aveva verticalizzato anche Edgar Lee Master. Dare un senso alla propria vita può portare a follia, ma una vita senza senso è ansia e tormento dell'anima. Una barca che anela al mare eppur lo teme. Un destino per Enzo da scegliere o da subire. Nessuno di noi provò mai ad approfondire quella scelta. Le sue grinte, i suoi silenzi erano lì dentro. Le sue durezze abitavano in quella consapevolezza. Ed era solo. Per avvicinarsi ai nostri pensieri, imparò a farsi piccolo. Enzo documentava con fotografie la sua attività alpinistica. Il muro della stanza prendeva la forma ora di un nero strapiombo a cubi di roccia da sfiorare appena, ora dello scintillare gelido di un canalone di ghiaccio. Ed era la silhouette di Enzo a stagliarsi, a rincorrersi tra luce e nebbia. Poi la famiglia di Enzo cambierà casa. Andrà a San Luigi, nuova la camera di Enzo. L'armadio, il letto, la scrivania si smarrirono in quello spazio. Lui non abitava lì. Era partito. Quei muri resteranno sempre silenziosi. Di quella stanza ricordo ancora l'ingrandimento di una diapositiva scattata da una cordata di amici. La sua prima via in solitaria di sesto grado è la primavera del 69. L'attacco della via Tissi alla Torre Venezia, sul Civetta. Una foto presa da lontano a marcare quasi la distanza tra lui e chi lo seguiva. Una figura nell'atto di varcare una soglia, ma trattenuta, forse, da un pensiero improvviso. Prima di affrontarla recuperò molte diapositive di Emilio Comici in arrampicata. Dopo di lui, da più di 30 anni, nessun triestino si era mai avventurato in libera su una via di quella difficoltà.
Comici fece un paio di ascensioni solitarie, di cui una sola estrema, quella sulla nord della cima grande di Lavaredo. Un'idea vagabonda, come diceva, che gli era passata per la testa mentre si stava annoiando a Misurina, o una risposta, forse, a chi lo giudicava al palo, fuori dal giro che procura fama e clienti. Per Enzo, invece, la sua prima solitaria non fu un episodio, né un modo per farsi notare, né il coronamento di un sogno. Il suo era un cammino, ad oltrepassare quanto i migliori alpinisti avevano realizzato fino ad allora. Partiva da solo, il sabato, con una Lambretta 200. Il lunedì lo vedevi arrampicare di nuovo in Napoleonica, come se la fatica non l'avesse sfiorato neppure. Così la serie delle sue salite solitarie si allunga. Spigolo nord dell'Agnier, Comici alla cima d'Auronzo, Bull alla Canali, Steger al Catinaccio, Soleder al Sassmaor, Deje Peters alla Madre dei Camosci, per concludere con l'invernale della via Stenico alla Torre del Lago, in Fanis. Non mancava di documentarle. Dopo un passaggio ancorava la macchina, inquadrava e ridiscendeva aspettando il click dell'autoscatto. Non guardava quasi mai l'obiettivo. Chi raccolse il suo ultimo sguardo mentre cadeva dalla Torre di Babele scrisse che i suoi occhi erano quasi sereni. Frase forse nata per nascondere lo strazio dell'immagine dell'amico risucchiato da una gravità indifferente alle parole. L'ideale, diceva, è fare un passaggio a un metro da terra e non trovare differenze se quello stesso passaggio si presenta 100 metri più in alto. Le arrampicate solitarie non erano un fine, ma solo un mezzo. Lo si capisce dopo, quando invita anche altri a salire con lui, non più solitarie, ma arrampicate libere. Farà così la via Tridentina e il terzo spigolo della Tofana di Rozes. Diventa il caposcuola di un nuovo approccio con la salita in montagna, la libera. Ci sono solo 3 modi per tentare un passaggio. Si può farlo sapendo che sotto c'è un materasso, o che si potrà mettere un materasso, o sapendo che non ci sarà mai nessun materasso. Quest'ultima opzione significa arrampicata libera. È il 1970. Non si sentivano più i nomi di vie famose perché lui era pronto ad aprirne di nuove. Sulla cima della Scala, nelle Alpi Giulie, sullo Spizzetto d'Agnier e sui 2 Spitz d'Agnier, nord e sud, o sulla Punta Chiggiato in Antelao, nelle Dolomiti. Vie estreme, in grandi ambienti alpini. E mentre noi ripetevamo vie di altri, lui ne faceva di nuove. Il gran diedro del Mangar di Coritenza, la nord della terza sorella in Sorapis, il Piz Popena, la ovest della Busazza. Della via sulla cima Busazza scriverà: «Poi, prima di scendere a valle, do un ultimo sguardo a quella cima conosciuta, che forse non toccherò più nella realtà, ma tante volte con il pensiero». Sono sempre le sue diapositive a permetterci di entrare in quelle sue salite. Meno le sue relazioni, che avevano la lunghezza delle poesie di Ungaretti. Le sue salite non si lasciavano catturare dalle parole. Anche quando ripercorreva vie di altri, in solitaria, slegato o con meno chiodi, non stava ripetendo nulla. Il non scritto è sempre un po' più avanti. Per la sua attività riceve anche un riconoscimento. Premio Panathlon 1970, premio Sport Studio ad Enzo Cozzolino, alpinista dell'Associazione 30 Ottobre. Uno dei più forti scalatori dolomitici del mondo. Conta al suo attivo ben 11 vie di sesto grado in solitaria e l'apertura di 5 nuove vie di quinto e sesto grado che risolvono alcuni dei più grandi problemi delle Dolomiti. Alle formidabili capacità tecniche e di carattere unisce uno smisurato amore e un mistico culto per la montagna.
La storia della via dei Fachiri alla cima Scottoni non nasce qui, nasce prima e da un'altra parte. Era autunno inoltrato. Le nostre salite in montagna erano terminate. Ci si vedeva in valle per arrampicare. Ricordo un pomeriggio sotto i falchi che Enzo mi chiese: ora queste vie dovremmo farle in libera. Potevo rispondere di no. Non ricordo l'espressione del mio volto. Ricordo il volto di Enzo. Era quello di uno che sa di averti creato imbarazzo, però nello stesso tempo ti vuole tutelare. Fu così che lui iniziò a salire lungo la parete dei sordi ed io gli andai dietro. Eravamo una cordata senza corda. Poco sotto l'uscita Enzo mi disse: ora ritorneremo indietro per dove siamo saliti. Ricordo, in quella discesa, di aver provato una grande gioia. Le mani, gli appigli, la mente erano un'unica cosa. Diversi erano solo i loro nomi. Quando arrivai all'attacco, capì che la cordata senza corda non si sarebbe sciolta lì. Iniziammo i nostri allenamenti in libera in Varrosandra. Ora la corda non la portavamo più. Tra una salita e l'altra, Enzo mi fece una proposta: vuoi quest'inverno venire con me ad aprire una via nuova? Ho visto una possibilità sulle Scottoni. È una roccia molto compatta. Me ne sono reso conto ripetendo la via Lacedelli. Non ci sono molte fessure per mettere i chiodi e i passaggi duri vanno superati in libera. Enzo aveva un progetto: innalzare il livello di arrampicata libera. Per questo era molto ostinato e rifiutava, pur rispettando il parere degli altri, di piantare chiodi a pressione. Il livello di protezione doveva restare lo stesso di quegli alpinisti che avevano aperto le vie di sesto grado. Enzo non sapeva se avrebbe trovato il settimo grado sulle Scottoni o su qualche altra parete. Di sicuro aveva capito che la parete perfetta è la parete compatta, con poche fessure chiodabili, dove riuscire a passare non dipende solo dai ferri che porti dietro. A novembre intensificammo gli allenamenti, che divennero quasi quotidiani. Ricordo che mi sentivo molto bene e mi sembrava strano di essere così raggiante mentre le giornate di novembre erano grigie e malinconiche. Anche Enzo si sentiva bene. In 12 vie, vedendo uno strapiombo, mi disse: saliamo di qua. Lui salì come se lo conoscesse a memoria. Io lo seguivo. Ad un certo punto mi disse come impostarmi. Mi stupì molto di come riusciva a rendere facile le cose difficili. Era il linguaggio della sensazione che si provava quando lo vedevi arrampicare. A dicembre partiamo.
col suo Volkswagen blu ci sono anche due nostri amici che faranno d'appoggio. La mattina, camminando per il ghiaione, scivolo su una lastra di neve ghiacciata. Nel tentativo di fermarmi, mi scortico le mani. Raggiungo Enzo, mi chiede cosa sia successo. Gli dico dell'accaduta, gli mostro le mani insanguinate e lui mi dice: torniamo indietro. Rimasi stupito, perché lui di solito non si ritirava mai. A gennaio partiamo nuovamente per il Passo Falzarego. Verso sera carichiamo gli zaini sulla funivia che va alla Gazzuoi. Per essere veloci e leggeri portiamo con noi pochi chiodi, qualche cordino, dei cunei di legno, il fornelletto e pochi viveri. Per quest'ultimo fatto decidiamo di chiamare questa via Via dei Facchiri. All'alba del giorno dopo, con gli sci arriviamo alla base della parete. I nostri sguardi seguono questa parete. Con un solo balzo sale verso l'alto, tale da sembrare una condensazione di polveri celesti, illuminate dal sole nascente. Risaliamo le prime rocce che sono ancora innevate. Poi, finalmente, posso togliermi gli scarponi e mettere le scarpe da ginnastica con le quali riesco ad arrampicare meglio. Inizio con un tiro e vorrei a metà mettere un chiodo. Non mi riesce, proseguo. Enzo mi raggiunge e riparte. Arriva in cima a un pulpito che noi abbiamo deciso di chiamare pulpito del facchiro. Poi obliquiamo per delle rocce fin sotto di un strapiombo giallo. A questo punto Enzo decide di attraversare verso il centro della parete. C'è una piccola cengia che diventa cornice. Enzo la segue, mi sorride e poi sale verso l'alto. Sono solo in terrazzino. Le corde dondolano nel vuoto. Enzo mi chiede di legare lo zaino. Lo lego e poi mi giro dall'altra parte per non vederlo risucchiato dal vuoto. Resta ora a me constatare di quanto sia duro questo tratto. Poi obliquiamo due lunghezze di corda fin sotto la parete gialla. Guardo la parete. A quel punto non ho niente in contrario che Enzo continui da solo a fare il capocordata. Enzo parte, mette alcuni chiodi. La roccia non è buona e fa sicurezza in una nicchia. Lo raggiungo. La nicchia è proteggibile solo con due cunei di legno. Enzo riparte. In silenzio, sulla roccia rossa. Sale alcuni metri. Poi mette un chiodo. Traversa in obliquo fino alla lingua di rocce nere. Le raggiunge e poi sparisce. Io so che due cunei di legno non possono tenere una caduta. Ad un certo punto, arrivato in terrazzino, mi chiama. Parto. Il chiodo esce e io volo. Non sarò io quello che farà il settimo grado. Quando arrivo in terrazzino, ormai comincia a fare buio. Velocemente
prepariamo il bivacco. Prepariamo anche una bevanda calda con il fornelletto e poi io mi tiro giù il passamontagna, chiudo gli occhi e anche se è il mio primo bivacco mi addormento perché sono molto stanco. Su questa muraglia, sparse qua e là, sottili scaglie di roccia, appoggiate alla parete, come carte da gioco messe lì a formare un precario castello. Enzo desidera quella precarietà, quell'inquietudine, come la terra arida. Siamo sospesi tra lingue di roccia compatta e rossastra e nera più in alto, due anime perse. Senza scatti fotografici, senza una parola, sostenendo in solitudine il salto esistente tra la parete vista dalle ghiaie e l'essere dentro il suo corpo smembrato. Enzo non deve più cercare un senso. Ora è molto vicino all'origine del senso. Nell'aria, il profumo che i cristalli di neve diffondono quando vengono colpiti dallo scintillio delle prime stelle. Il mattino dopo riprendiamo la salita. Fa freddo. Anche se noi abbiamo dei guanti con le punte tagliate. Dopo due lunghezze di corda giungiamo in cengia. Lì sappiamo che l'impresa è ormai compiuta. A quel punto attraversiamo una ventina di metri, raggiungiamo una rampa, la seguiamo e poi imbocchiamo un cammino che scende dalla cima. Lo risaliamo, a un certo punto diventa canale e quando comincio a vedere la neve capisco di essere arrivato. La cima, una sosta, la più meritata per questa salita. Poi scendiamo. Più in alto possono salire solo i pensieri. Troppe emozioni abbiamo provato su quella parete. Enzo, prima di pronunciare settimo grado, riteneva meglio aspettare una ripetizione. Dell'alpinismo classico, Enzo ha colto una dismisura che marcava il suo di alpinismo. Il settimo grado era un passaggio, non il nucleo. Elegante, perché realizzato senza tradire i canoni del grande alpinismo, e nello stesso tempo problematico, perché oltrepassava il limite, arrivando a dire ciò che l'alpinismo classico aveva tenuto nascosto. Superato questo limite, che ne sarebbe stato dei miti di cui ci eravamo alimentati? Questo cambiamento come avrebbe potuto conservare la tradizione? Enzo aveva presente questo problema. Scriverà: «Io sogno ad occhi aperti una fantastica parete, la cui roccia è particolarissima perché non presenta fessure per i chiodi, ma solamente appigli, ed è talmente compatta da respingere persino il perforatore per i chiodi ad espansione. Una grande parete, senza chiodi, di difficoltà superiore a quanto normalmente è ritenuto estremo». Era questa idea che voleva realizzare. Era solo un sogno che la luce del giorno cancella e rimuove? Non lo sapremo mai. Quello di Enzo è un discorso interrotto. Sfidare l'incognita è il significato di una vita sospesa tra ansia e follia. Enzo aveva in sé i segni di un tempo aperto. Per certi aspetti era un precursore, un innovatore. L'introduzione delle scarpette, l'uso della magnesite, il passare dal paradigma estetico-spirituale dell'alpinismo classico al paradigma atletico-sportivo dell'alpinismo attuale. C'è molto di quello che in seguito è diventato comune. Già in quell'estate del 68, quando lo incontrai per la prima volta, si muoveva sul sesto grado come può farlo solo chi viene da difficoltà superiori. Non avrebbe avuto bisogno di apprendistato, di viaggi di formazione, di ripetizioni, di salite invernali,
di solitarie, di vie nuove. Lo fece. Cos'era? Un indugiare? Un tempo necessario a capire dove si può avanzare nella scala delle difficoltà senza sopravanzare la tradizione? Di quegli eventi ho ripercorso la storia, anche se in ciò che ho raccontato c'è qualcosa di inesprimibile. È stata l'intensità di quei momenti a farsi durata, non la durata a farsi intensità. Ad Enzo è arrivata la cartolina a precetto, destinazione Siracusa. Fa domanda per entrare nella scuola delle Fiamme Oro a Moena. Intanto si continua ad arrampicare, come se le giornate fossero una nostra proprietà. Invece tutto sta per cambiare. Gli propongo di continuare un tentativo sulla parete delle concave. Un nostro amico ha messo un chiodo, poi si era fermato. Arriviamo al terrazzino, ci leghiamo, poi Enzo parte. Arriva il chiodo. Lì la parete sembra la volta di un'abside. Prosegue. Arriva a una cornice. Sulla cornice un piccolo arbusto. È riuscito, malgrado sia inverno inoltrato, a tenere a sé tutte le sue piccole foglioline. Come Enzo le sfiora, si staccano tutte nello stesso momento e mi piovono addosso. Enzo grida. Siamo sul settimo. È la prima volta che li sento pronunciare quel nome. Poi parte per Moena. Il 4 giugno fa la sua prima salita, poi ne farà altre 8. Non arrampico. La Naia è l'esilio dai monti. Arriva un telegramma. Caduto Enzo. Torre di Babele. Funerali domani. Sono impreparato a vivere questo momento. Agisco come un burattino a cui sono stati tagliati i fili. Ho bisogno di essere lì, presente, perché non riesco ad accettare quello che è accaduto. Mi mancano anche i pensieri. I tempi sono stretti, salto la trafila, mi metto a rapporto e chiedo una licenza. Aspetto la risposta nel cortile della caserma, pronto a partire. Potrei andarmene subito. Lanciare la borsa oltre il muro e scavalcarlo. Non dovrò passare da casa perché sarà lì che verranno a cercarmi. Se non arriva la licenza, so che farò così. La licenza arriva. Mi stupisce come degli estranei possano capire. Enzo non può venire esposto. Vedo volti costretti a stare davanti all'inesprimibile. Il feretro, il tricolore, il cappello da allievo di pubblica sicurezza. Ultimo sole. Ultimo tutto. Poi arriva veramente la fine. La morte ora ne accoglie uno solo. Gli altri li manda via, lontano, nei riti di circostanza. Nel pomeriggio vado in Napoleonica. Per un attimo è come se la vita fosse stata sospesa. Sento che le rocce sono lì per rifiutarmi. La loro familiarità tanto amata non c'è più. Estranee, separate dalle emozioni che mi avevano regalato, dagli stessi nomi con cui le portavo con me quando ero lontano. Il giorno successivo riparto. In treno ripenso alla frase «andato avanti» e mi inquieta ascoltarla. Come può andare avanti? Chi avanti lo è sempre stato. Altra licenza. Altro ritorno in Napoleonica. Gente che va passeggiando. Arriva il crepuscolo, non c'è quasi più nessuno. Una coppia di anziani passa sotto la parete del passaggio, anziché no. Dove sarà, sento, quel ragazzo che incontravamo spesso qui? Chi? Non ti ricordi? Quello che arrampicava così bene. Qualcuno dice che la montagna sia solo un ammasso di pietre e che siamo noi a portare lassù i nostri sogni, a darle un significato. Credo che la sua realtà sfugga alla passività della materia. Un giorno
all'improvviso, battendo alla tua porta, ti scuote. Molti hanno udito quel richiamo. Molti hanno aperto la porta e, scorgendo qualcosa che si allontanava, si sono messi a seguirla. Quando è venuta sera, guardando l'orizzonte, hanno intravisto in quei lontani rilievi azzurri l'estremo lembo del suo mantello scomparire nell'oscurità. Qualcuno, forse, ha sussurrato: aspettami. Enzo è arrivato così vicino a quell'inafferrabile realtà da farcene quasi sentire il respiro. Come quando la roccia, il vuoto, le mani, gli appigli, la mente non sono più cose diverse. Diversi sono solo i loro nomi. E la montagna, a volte, si fa destino all'improvviso, mentre si infila tra gli occhi ed il cuore. Racconti come questo, invece, si arrampicano solo sulla carta. Intreccio estremo. L'abbraccio della materia, muto, forse inconsciamente cercato. Un silenzio senza fine. Il silenzio della montagna. Da una lettera di Enzo, 16 giugno 1972. Quando ti troverai nuovamente davanti ad una parete di roccia, non potrai resistere all'impulso di salirla. Varrà sempre la pena di tornare lassù, a provare quello che noi due sappiamo si prova solamente là, sospesi sul vuoto, su una parete sconfinata di roccia. Thank you.